Musica e personalità. Io lo so, qualcuno può darsi che se la prenderà male con questo studio, però insomma prendiamoli per quello che sono, delle generalizzazioni. Quello che si è cercato di dimostrare negli anni è che, partendo da che tipo di musica ascolti, io possa a grandi linee definire quello che è il tuo carattere: pop, rock leggero, soul, R&B. Chi ascolta questo tipo di musica è in genere un romanticone. Chi ascolta country o rock and roll un pochino più lento è una persona calma, semplice. In genere è una persona coscienziosa. Musica classica, musica sinfonica, particolare tipo di jazz, musica celtica, invece sembrano appartenere a persone con una notevole apertura mentale. Il rock invece, quello un pochino più tosto, l'heavy metal, il punk, ma anche il pop, attenzione, sembrano essere per di più ascoltati da persone un pochino più aggressive, ostili all'ambiente esterno. C'è poi un'altra ricerca del 2005 che dice che chi ascolta heavy metal è più intelligente degli altri. Ecco, adesso non è vero, ma dice questo studio, prendiamola giocando. Sull'heavy metal è stato fatto questo studio su dei ragazzi giovanissimi, quelli che lo ascoltavano in genere avevano voti molto più alti a scuola e avevano comunque maggiori difficoltà a inserirsi nella società. Da queste osservazioni emergono pregi e difetti. In particolare ci si è concentrato su alcuni fattori. Ad esempio abbiamo questo studio che parla soprattutto di stima e autostima. Sembra che alle persone con maggiore autostima, che ascoltano soprattutto la musica classica, l'heavy metal, la scarsa autostima è spesso associata al pop. Personalità estroverse preferiscono l'hip hop, il rap. Sempre estroverse sono le persone che tendono ad ascoltare musica country o folcloristica. Le personalità più cerebrali ascoltano, come abbiamo detto, non solo generi più estremi, ma anche jazz, il blues. Il rock, quello classico, è legato soprattutto a personalità, anche queste aperte, consapevoli, tuttavia un pochino egoiste. Gli affezionati, diciamo, delle hit del passato in genere sono persone che cercano sonorità che li aiutino a gestire la propria emotività. Gli appassionati dell'indie sembrano essere personalità creative, propensi a fare nuove esperienze, però di bassa autostima. Gli estimatori del punk invece sembrano essere molto energici ma poco empatici. La personalità creativa è molto forte, come detto, anche nella musica metal, ma anche nella musica classica. La differenza fra i due è che la musica classica è in genere preferita da persone più avanti nell'età, e in genere gli appassionati della classica sono persone con maggiore consapevolezza della propria intelligenza. Ecco, insomma, la generalizzazione l'abbiamo fatta, non l'ho fatta io, tra l'altro scopro dei difetti anche io miei personali, quindi vabbè, ora ce ne faremo una ragione.